La graffatrice pneumatica U400S, fabbricata in Italia dall'Alfa Macchine, serve per assemblare i pezzi della cornice. La prima parte di questo video mostra il funzionamento della graffatrice. La seconda parte spiegherà le caratteristiche della macchina e mostrerà dettagliatamente tutte le sue parti. La U400S viene fornita con un basamento ad inclinazione variabile. Per variare l'inclinazione, dapprima si allenta questa leva e poi la si stringe. Le due estensioni, destra e sinistra, servono come appoggio per la cornice durante l'assemblaggio e vengono fornite separatamente come optional. La graffatrice ha bisogno di un compressore. È sufficiente un compressore da 24 litri. Vediamo ora come la macchina assembla una cornice larga circa 3 cm, applicando due graffe per ogni angolo. Bisogna innanzitutto impostare i due punti in cui le graffe andranno applicate. Questo viene fatto avvitando le due levette apposite. Poi bisogna regolare l'altezza del pressore verticale portandolo a circa 2 cm dalla cornice. Bisogna anche posizionare il pressore orizzontale, che ha il compito di tenere fermo l'angolo della cornice durante l'assemblaggio. Il pressore orizzontale va posizionato a circa 1 cm dall'angolo. Ora chiudiamo la barriera protettiva e iniziamo l'assemblaggio. La prima operazione è quella di premere il pedale per spingere in avanti il pressore orizzontale e bloccare così l'angolo della cornice. L'angolo rimarrà bloccato finché il pedale resta premuto. Poi con la mano destra si preme il pulsante che sta in cima al cosiddetto joystick. Il pulsante è a doppio comando. Premendolo per metà si ottiene l'abbassamento del pressore verticale. Premendolo poi fino in fondo si ottiene l'uscita della graffa che, salendo, penetra nella cornice. La caratteristica di questa graffatrice consiste nel fatto che l'angolo della cornice resta immobile. È il carrello che viene spostato avanti e indietro lungo le due corsie parallele. Ora vediamo come si assembla una cornice più larga con una forma leggermente sagomata. Per questo tipo di cornice è necessario un tampone angolare dotato di feltro che si adatta meglio alla sagoma della cornice senza danneggiarla. Il pressore verticale va posizionato a circa 2 cm sopra l'angolo. Bisogna innanzitutto impostare le due posizioni dell'angolo in cui andranno applicate le graffe, stringendo le due levette. Poi si chiude la protezione di plastica e si posiziona il pressore orizzontale a circa 1 cm dall'angolo. Ora si può procedere con l'assemblaggio. Per questa cornice applicheremo 5 graffe. Due graffe sovrapposte nella parte più alta della cornice. Altre due graffe sovrapposte da affiancare alle prime. Un'altra graffa nella parte più esterna dell'angolo. Ora vediamo come assemblare una cornice di dimensioni maggiori, e cioè 60 x 80 cm. Per questa cornice vengono applicate 4 graffe su ogni angolo, 2 graffe sovrapposte nella parte più interna della cornice e 2 graffe sovrapposte nella parte più esterna. Da notare che per cornici di grandi dimensioni come questa è più comodo per l'operatore stare all'interno della cornice durante l'assemblaggio. Vediamo ora dettagliatamente tutti i particolari della macchina. La graffatrice U400S utilizza graffe apposite con altezza di 5, 7, 10, 12 e 15 mm. Le graffe utilizzate dalla U400S hanno una sagoma particolare che al momento dell'inserimento genera una forza tendente a serrare la giunzione. Ora inseriamo ad esempio graffe da 15 mm.
Dapprima si inserisce la cosiddetta testina, adatta alle graffette da 15 mm, e la si fissa con una chiave a brugola. Per ogni altezza di graffe corrisponde una testina che ha il compito di regolare la spinta della graffa verso l'alto. Prima di inserire lo stick di graffe bisogna staccare la leva che spinge le graffe in avanti. Quando si inserisce lo stick di graffe bisogna accertarsi che la parte affilata sia rivolta verso l'alto. La parte affilata è quella ricoperta di colla. Dopo l'inserimento bisogna spostare la levetta che spinge le graffe in avanti. Per rimuovere le graffe che si trovano dentro la graffatrice si può utilizzare il magnete che viene fornito in dotazione. Ora analizziamo dettagliatamente la fase con cui le graffe vengono inserite nella cornice. Per mostrare meglio la modalità di inserimento delle graffe, tracciamo la posizione dove vogliamo che vengano inserite, e cioè nella parte alta della cornice due graffe sovrapposte da 15 mm, un'altra graffa nel centro della cornice e un'altra ancora verso l'esterno dell'angolo. Poi, in base alle posizioni che abbiamo disegnato nella cornice, fissiamo la posizione nella quale uscirà la prima graffa. Per fissare la posizione dobbiamo stringere la levetta apposita. Poi fissiamo la posizione dell'ultima graffa, quella situata verso l'esterno dell'angolo. Non è possibile fissare la posizione della graffa intermedia. Ci si può però aiutare con la scala millimetrata che si trova lungo la corsia di scorrimento del carrello. Notiamo infatti che la posizione della graffa intermedia corrisponde a 20 mm. Quando faremo uscire la graffa intermedia dovremo portare quindi il carrello sulla posizione dei 20 mm. A questo punto non ci resta che inserire le graffe. Dobbiamo dapprima chiudere la protezione di plastica, altrimenti la macchina non funziona. Poi dobbiamo premere il pedale per azionare il pressore orizzontale che terrà bloccato l'angolo della cornice. Poi con la mano destra premiamo il pulsante che si trova in cima alla barra verticale, chiamata joystick. Premendo il pulsante a metà si ottiene l'abbassamento del pressore verticale. Premendo il pulsante fino in fondo si ottiene l'uscita della graffa che viene così spinta dentro la cornice. Un'ulteriore pressione farà uscire la seconda graffa che spingerà in alto la graffa precedente. Ora spostiamo il carrello e facciamo uscire una graffa nella seconda posizione e infine un'altra graffa nella terza posizione. La macchina è dotata di tre tamponi. Il tampone fisso ha una base in un materiale che assomiglia al caucciù e si chiama Vulcolan. Viene utilizzato per cornici piatte o leggermente bombate. Viene fornito anche un magnete che serve per sostenere gli altri due tamponi, e cioè un tampone angolare ed un tampone rotondo. Questi due tamponi hanno la base in feltro che si adatta maggiormente alle varie sagome delle aste senza danneggiare la cornice. Il pressore verticale può essere regolato in altezza. Per modificare la sua posizione bisogna dapprima tirare e poi rilasciare il pomello nero, la cui estremità va a infilarsi in uno dei fori del pressore. Il pressore orizzontale serve per spingere l'angolo della cornice verso la squadra di appoggio e va posizionato a circa un centimetro dall'angolo della cornice. Per posizionarlo basta sollevarlo e spostarlo nella nuova posizione. Quando si fanno tante cornici dello stesso tipo, si può fissare la sua posizione con questa vite a pomello. Il pressore orizzontale viene azionato dal pedale. Il pressore resta bloccato per tutto il tempo che il pedale rimane premuto. Per staccare il pressore bisogna rilasciare il pedale. La protezione di plastica trasparente deve essere costantemente chiusa durante il funzionamento. Se viene aperta, tutte le funzioni della macchina diventano inattive. Questa è la valvola che disinserisce tutte le operazioni quando la protezione viene aperta. La protezione può essere spostata verso l'alto o verso il basso. La posizione verticale viene fissata stringendo l'apposita levetta. La squadra di appoggio può essere regolata per vari aspetti. Si può regolare l'angolazione riducendo o aumentando leggermente l'angolazione dei 90 gradi.
Si può regolare l'inclinazione verticale della squadra avvitando o svitando il pomello zigrinato. Si può ampliare l'angolazione per poter assemblare cornici esagonali ed ottagonali. Per ottenere questa angolazione basta fissare i bulloni in uno degli appositi fori che si trovano nella piastra. Abbiamo visto che la graffatrice U400S ha bisogno di un compressore. È sufficiente un compressore da 24 litri. La Rinaldin fornisce compressori di varia potenza, sia silenziati che rumorosi. Il tubo dell'aria che esce dal compressore va collegato qui. La macchina è dotata di questo regolatore di pressione. Per regolare la pressione basta svitare o avvitare la manopola. La freccia del manometro indica la pressione di ingresso dell'aria alla macchina. La pressione di ingresso consigliabile è di circa 6 atmosfere. Questo filtro raccoglie l'acqua di condensa che si crea. Generalmente sono minuscole gocce che vengono automaticamente espulse durante il lavoro. Se però si vogliono togliere, bisogna svitare la vite che sta sotto. Questo invece è un serbatoio di fluido per nebulizzatore che serve per migliorare il funzionamento dell'impianto di aria compressa. La quantità di fluido che esce dal serbatoio viene regolata dalla vite che si trova sopra questo aggeggio di plastica. Il fluido per nebulizzatore può essere fornito dalla Rinaldin con il codice 3487. Il pedale ha il compito di azionare la molla che spinge in avanti il pressore orizzontale. I due tubi con due colorazioni diverse che escono dal pedale devono essere inseriti nei due raccordi con lo stesso colore, così. La macchina è dotata anche di un ulteriore regolatore di pressione che funziona nell'ambito della pressione in entrata nella macchina e serve per adattarsi alla durezza del legno delle cornici. Per modificare la pressione si solleva la manopola e si ruota in senso orario o antiorario. Il manometro indica la pressione. Quando si è raggiunta la pressione voluta, la si blocca abbassando nuovamente la manopola. Per legni teneri bastano dalle 2,5 alle 4 atmosfere. Per legni di durezza media dalle 4 alle 5 atmosfere. Per legni duri dalle 6 alle 8 atmosfere. Bisogna comunque precisare che la pressione di questo regolatore non può essere superiore alla pressione in entrata della macchina. La U400S è dotata anche di un terzo regolatore di pressione che si trova sotto la macchina e che serve per aumentare o diminuire la mobilità del carrello quando viene spostato avanti e indietro. La pressione può essere modificata ruotando l'apposita manopola che si trova accanto al manometro. Questo sarebbe il risultato dopo aver impostato il massimo di mobilità. Gli accessori che vengono forniti in dotazione sono tre testine di graffa da 7, 10 e 15 mm. Le testine da 5 e 12 mm vanno ordinati separatamente come optional. Due tamponi con la base in feltro, cioè un tampone angolare, e un tampone rotondo, e inoltre il magnete che serve per sostenerli. Una chiave a brugola da 5 mm che serve per la sostituzione delle testine e per altre regolazioni. Un magnete per la rimozione delle graffe. Viene fornito inoltre il manuale di istruzione e manutenzione in italiano o nelle principali lingue. La coppia di estensioni, fornita come optional, consente di sostenere la cornice durante l'assemblaggio. Le due estensioni vanno agganciate alla macchina con delle viti fornite in dotazione. Le testine per le graffe da 7, 10 e 15 mm sono già incluse in dotazione alla macchina. Solamente le testine da 5 e 12 mm vengono fornite come optional. Troverete la graffatrice U400S nel catalogo della Rinaldin e sul sito www.rinaldin.it.